Salve a tutte e tutti, un altro giorno di trattamento, ho fatto prima ginnastica per le articolazioni e adesso faccio di nuovo l'elettromagnetismo. La macchina dell'elettromagnetismo kinesiologico. Se tutte e tutti voi faceste clic nei banner pubblicitari e guardaste tutti i miei video, mi piacerebbe molto. Ed io potrei pagarmi delle cure migliori, magari operarmi anche al piede. Quindi vi prego, fate tutti i miei pubblicitari e guardate tutti i miei video, votate mi piace ad essi e metteteli nella lista dei video favoriti. Grazie. Poi un'altra cosa, sono rimasto sbigottito da come, non più di tanto però, ieri non si è abbassata la legge per i tagli alla casta e l'aumento della pensione minima, che le pensioni non aumentano da 15 anni a questa parte. Ho fatto un video, forse ne rifarrò un altro, approfondendo determinati dettagli, ma vedo che a molti di voi già è piaciuto. Ci fanno dettagli sull'assistenza pubblica, sulla salute, sulle scuole, sulla qualità della vita in genere, ma loro i tagli non se li fanno sui privilegi che hanno, sui nostri diritti, sì, di pazienti, di studenti, di ammalati, ma loro non si tagliano niente, poverini, quasi mi fanno pena, ma chi dovrebbe far pena siamo noi stessi, che glielo permettiamo. Mica come in Messico che la gente si ribella. Pronto, farò altri video per spiegare quello che non va nel paese, ma tanto già da voi stessi lo sapete quello che non va. È il sistema, perché quando non c'è corruzione, quando non c'è nepotismo, c'è cattiva gestione, mala prassi. Quando non c'è corruzione ci sono sprechi, perché le strutture e le infrastrutture funzionano male. Bisogna cambiare tutto, bisogna cambiare tutti. Che se ne vadano tutti, che non resti né uno solo. Ma come farlo? Il sistema è marcio dalle fondamenta e non si potrà cambiare con qualche scossone. Dove sono i forconi? Comunque, perché non tutti hanno votato Beppe Grillo? Beh, la casta politica sarà un decimo degli italiani, più i loro parenti, familiari, amici, persone che vivono di loro, si arriva a 3 o 4 decimi della popolazione. Ecco perché sono forti e resistenti. Perché sono parte della popolazione, vivono fra noi, ma non vivono come noi e non vivono per noi. Mangiano i nostri soldi, sono in molti, si continueranno ad autoperpetrare, come PD e PDL che hanno votato contro l'Italia e la casta, per 20 anni si sputtanavano, facevano finta che litigavano, adesso che bisogna difendere gli interessi di casta si sono uniti. Giorgio Napolitano non ha fatto nessuno sforzo a rimanere in carica, pur di salvare la casta, perché la casta, PD e PDL, non erano riusciti
a nominare un presidente, perché sarebbero usciti allo scoperto votando lo stesso presidente della Repubblica Italiana. Allora lui li ha protetti rimanendo. Invece avrebbero dovuto mettere uno extracasta, uno che non avrebbe piaciuto a PD e PDL. Giorgio Napolitano li ha difesi, li ha tutelati, garantendo la continuità di PD e PDL, anzi garantendo nell'unione. Che schifo. Adesso che sto qua facendo questo trattamento e starò qua per un buon tempo, dico dei pensieri a caso su questa corruzione politica che c'è, su questi diritti mal acquisiti da parte dei nostri rappresentanti che non ci rappresentano e che si rappresentano solo a se stessi. Mi viene in mente che si diceva di Giulio Andreotti che era il gobbo più dritto d'Italia e che come gobbo portava fortuna solo a se stesso, che tante cose si sono dette durante la prima repubblica di tutti i suoi meriti rappresentanti, che potrebbero andare bene anche per i rappresentanti della seconda repubblica, e adesso ancora non ho capito se stiamo in una terza repubblica o se siamo ritornati in una prima, perché a livello di pagliacciate siamo sempre lì, solo che la gente non resiste più. Ma che è stato del movimento dei forcaioli? E poi tutte quelle cose che ha detto Bettino Craxi sulla corruzione italiana, che Bettino Craxi non è stato un santo, è stato un corrotto e ha dovuto parlare perché è inquisito. Lui ha detto come funzionava il finanziamento dei partiti, la corruzione politica, il nepotismo, le nomine dei politici nei consigli di amministrazione pubblici e privati. Eppure tutto ha continuato da allora, come sempre, come prima o più di prima, nella seconda repubblica e nella terza. Ma stiamo in una terza repubblica, perché per me neanche la seconda è. Si è iniziato a fare le cose della prima, corruzione, tangenti, che vergogna. Veramente, come ci trattano? Chi è il Giulio Andreotti di oggigiorno? Io so che molti di voi che mi seguono hanno meno di 46 anni, forse hanno meno di 30, forse il promedio dei miei ascoltatori è di 12-18 anni, perché gli youtuber italiani sono molto giovani. Quindi voi non avete memoria storica da prima del 2000. In ogni caso già siete nati nella Seconda Repubblica, che è nata nel 92 in teoria, con Tangentopoli e Mani Pulite. Quindi siete nati 10 anni dopo, 8 anni dopo o meno di Tangentopoli e Mani Pulite, quindi eravate molto bambini 10 anni dopo. Ma io mi ricordo le cose degli anni 70, sono le stesse che si sono vissute negli anni 90 e nel 2000 e nel 2010. Tutto si ripete, nulla cambia, nulla di nuovo sotto il sole. Gli estremismi, la corruzione, la violenza politica, le ingiustizie, le false pensioni, tutto. Vi prendono per scemi dicendo che cambiano i tempi e cambia la politica. Cambiano forse i politici lentamente, avvinghiati alle sedie di potere. Come può un assessore regionale stare in carica 30 anni di seguito, quando il primo ministro deve cambiare ogni 4 anni o 5, e il presidente della Repubblica Italiana anche? Perché ci sono politici che stanno in carica vitaliziamente? Bisogna cambiare tutto il sistema. Elezioni ogni 2 anni.
di ogni intendente pubblico, di ogni amministratore. Non può essere che si ereditino gli incarichi, il nepotismo nelle università. È uno schifo. Voi avete fiducia nei politici? Io no, soprattutto in quelli italiani. Che schifo. Che magna magna. Si strafogano tutti mangiando dalle nostre tasche. Ah, povera Italia, poveri noi. E adesso non dicono più nulla dell'Ebola. Ci faranno morire tutti. Ci sono forse controlli sanitari nelle frontiere? Io credo di no. Non ci sono per gli italiani, ci vanno a essere per gli stranieri. Chiudono gli ospedali e gli asili nido per gli italiani, aprono centri di assistenza agli extracomunitari. Io non ho nulla contro gli stranieri, anzi. Ma che trattino prima bene gli italiani, no? Che ci trattino bene prima a noi, poi agli altri. Guarda Genova come è stata trascurata. Chissà che ci potrebbe dire Pietro Trevisan della sua città. Beh, qua continua il trattamento kinesiologico. Mi si dovrebbe ammorbidire l'articolazione della caviglia, invece mi si ammorbidiscono ogni volta le palle. Sto qua sdraiato e non so a che mi serve tutto questo. Poi devo camminare verso casa e di nuovo ho delle contrazioni, quindi è la vita. Beh, vi lascio. Farò meglio in un video più tardi. Ciao, dal vostro Santo Gianni. Seguitemi in Instagram e vi prego per favore guardate tutti i miei video di YouTube. Ciao.